Кто ходит? Ну что я хожу? Валентин? Вера? Нет. Нету. Я тут тоже. А у меня волшебные очки, у них видно все, жучки и червячки. Era molto vivo il mio cortile. Poi l'ho rivisto anni dopo, ma mi ha messo una tristezza, non ci sono più bambini, o che cazzo guardano la televisione, non lo so. Noi eravamo una decina, poi c'era un'alleanza. Alleanze e guerre di cortili, di invasioni. Bello, bello, pieno di attività. Ну ты что? Я прозевал начало. Момент. Сюда. Это было. Стало много con le ragazzine giocare a nastri. Poi calcio era un po' una scarpa, quindi non avevo mai primeggiato, allora preferivo primeggiare. Річенька печить, лежить, ой, як тяжко, важко на сім сміті жить. Картина è un ritorno all'infanzia, come io ho vissuto il cortile. L'ho ritrovato qua e in Italia ne ho visti sparire parecchi. Vedevo sempre più in declino, vedere bambini che giocavano a pallone contro il muro da soli per 3-4 ore, giocavano a tennis. E qua la riscoperta del cortile come aggregazione in senso generale, nel senso che i bambini ci giocano, gli adulti, i vecchi parlano, si raccontano delle cose. Ed è bellissimo perché tutto ciò avviene in città. Mentre questa è una cosa caratteristica dell'ambiente rurale, diciamo. Ну тебе двое к нету, что я должен был делать? Я тебе дал четверки. Я что, играл с четверками? Так ты ехал на двойках. Ехал. Я бил, поэтому я ударил. Мальчики, тише. Помог. Коля, что я мог делать? Я тебе сделал подво. Потому что ты ехал на что? Я вот здесь уже ехал, вот. 17. Я подождал 6 вашего, да. 23, 29, иди. А, если сегодня уже с Андреем, была sia a delle immagini televisive comunque, quello che io vedevo in TV rispetto all'Est, il passo dell'oca dei soldati, soldati che parlano, presidenti con le divise, gente infreddolita col colbacco che fa la coda per comprare il pane, negozi vuoti, bene o male le cose che comunque ci sono arrivate. Якщо ви не проти, тільки на одну хвилину. Поїхали! Зрадник мечі не бажив. Thank you.
Allora, benché io abbia tentato in qualche modo di modificare questa immagine, comunque pensando all'est sotto altri aspetti, che ne so, cercando di studiare un pochino la storia, cercando di provare in qualche modo a immaginarmi, non ce l'ho mai fatta, effettivamente avevo un bel condizionamento anch'io rispetto all'est. Анатолий, работа бициклета, да? Да. Экипа, да? Си. Дожиш паров. Фидиш, страда, фидиш, все, Анатолий, меняет. Понимаешь? Но. Да. Анатолий, работа, бициклет. Да. Экипа, команда. Да. Шесть мужчин. И Анатолий, значит, Пелетон, Анатолий Пелетон, потом финал. Понимаешь? Да. И Анатолий так, потом Анатолий. Добрый вечер. Да, си. Чиполлини. Чиполлини, Адужебаров. Да, си. Хорошо. Олег. Где у тебя есть такая вот штучка, куда мне всунуть, но вот тут вот открывать дверь. А такая штучка, а это что? Сунуть масло. А. Есть у тебя? Да, да, там. Солидорочка чуть-чуть там ушла. Сейчас. И потом все, сколько лет? А, мне было 28. Все карьера. Анатолий. Страда и упал. Потом? Да, вот здесь. Травма. Здесь. Да. Вот. Гипса. Гипса. И потом тренер. Sono le ore Con Tamara Anatoli il comunicare è proprio così, perché abbiamo proprio un linguaggio
quasi da primitivo e quindi si lasciano perdere tutti i giri, le convenzioni, anche a volte anche la buona educazione che è la nostra cultura che ci portiamo dietro, ma si va direttamente al cuore chiedendo, no? No. Это Пепперончино, ацет, лавровый, лавро. Лист. Это? Ну, это карне. Ну, это просто маленький. Это чиполла. Чиполла, да. Cioè loro fanno pochissime domande su di me, su in Italia, su come vivo. L'unica cosa che mi chiedono quando arrivo e mi chiedono come stanno i miei genitori. Tutto il resto se lo vivono soltanto di sensazioni. Bicicletta è bella. Bicicletta è bella perché non fa rumore. È bella perché va al tuo ritmo. Sì. Va alla velocità che vuoi, però andare forte ti costa fatica e se vuoi andare lontano ci devi pensare un attimo prima. Quindi ti insegna anche lì a equilibrare un po' i tuoi obiettivi, no? Quello che vuoi, quello che cerchi. E poi hai l'aria addosso. Poi c'è la salita e poi c'è la discesa. È un mondo complesso, ma e poi la bicicletta è anche umile, la vedo come un mezzo umile. Avevo bisogno di trovare una situazione che mi portasse dal mondo dei vedenti al mondo dei non vedenti, cioè io mi sto vivendo una fase della mia vita da ipovedente, cioè che non sono né l'uno né l'altro. Per molti aspetti sono un non vedente, sono un cieco, però legato comunque al mondo dei vedenti, perché io arrivo da lì. Cioè, quindi tutte le altre potenzialità che, e le altre possibilità che ognuno di noi ha per viversi la realtà, io non le ho un po' accantonate, come a volte purtroppo succede anche per chi ci vede, perché il collegamento con la realtà è legato soltanto alla vista e io volevo che nel viaggio uscisse anche questo passaggio, e per molti aspetti è riuscito, cioè il fatto che comunque
per la prima volta dopo anni ho avuto il coraggio di usare il bastone bianco e me lo sono portato dietro e sto cominciando ad usarlo proprio in questo viaggio. Secondo me è emblematico e per me è una cosa molto molto importante. Bella la bicicletta, boh, casuale. Non l'ho scelta io. Io non ho scelto di inizialmente. A me hanno proposto facciamo un viaggio, lo facciamo da Odessa alla Grecia e poi mi hanno detto facciamo un viaggio e lo facciamo in bici. Ok, ci sto, va bene. E ti permette di vederci meglio rispetto a una macchina. La macchina per me è uno schermo televisivo. Hai il parabrezza davanti ed è una barriera comunque. Io ero seduto su una macchina o io ero su un treno o su un aereo dove lo spostamento io non me lo vivevo assolutamente, perché ero come chiuso dentro un compartimento stagno e degli odori, del colore, del calore, di tutte le altre sensazioni che fanno parte della realtà non me le vivevo. Chansons de Roumanie, généralement chaque région a des mêmes motifs, l'amour, la joie de vivre, le dor en Roumanie, le penser aux parents, aux filles, aux petites-filles, aux enfants. Ici en Roumanie, nous chantons comme vous presque toute la journée, partout, mais bon, nous chantons la même chose. Vous chantez beaucoup d'opéra, beaucoup de musique classique. J'aime aussi Verdi, j'ai Verdi ici, Rigoletto, Traviata, j'ai ici à la maison. Mais nous chantons, les paysans chantent des chansons comme ça. Et nous sommes plus que 60% des paysans dans les villages où nous vivons. Dans nos villages, la musique classique, c'est un peu moins utilisée. C'est une chanson aussi pour le vent, c'est-à-dire... On est le vin rouge. Comme ça que je dis, c'est un rouge. Ah, c'est... J'habite à Marseille, oui. Ça. Il n'y a pas de fête dans les villages ce soir. De fête populaire. A été... Avant-hier, on n'a pas eu de chance. A été un mariage ici, tout près de nous. Deux jours de fin. Gico è un ornitologo, un botanico, un uomo della natura non per professione ma per passione, per cuore, per curiosità e anche per genio. È un distratto folle. Sinfonia di destra. Patapapam. No, io ho detto l'eroica, ma non è l'eroica. Sì, ma la conosco comunque. C'è la cinquième, c'è qua. Oui, c'è la sinfonia du destin, le destin. Destino. Destino, il destino, la sinfonia del destino.
che uccelli è questo? Uccelli, al momento devo dire uccelli in italiano, si è Emberiza cortulana. Perché ho budo di sei? Sì, sì, sì. Sa se potete ambiuse, ma là... Che ambiuse è la poiana in italiano? La poiana, poiana. Un peu avec le flair de commerçant. Il a vendu des armes, des pistolets, des autres armes. Il a vendu plusieurs produits de Roumanie. Il a menti que nos productions agricoles sont trois fois plus grandes pour pouvoir vendre de blé. Et nous avons mangé un quart de pain par jour pour personne. Le fromage était très rare. Il n'en était pas de vache. De la viande était aussi très rare et officielle a eu un prix. Et à Noir, on payait de 3 fois, 4 fois plus parce qu'il n'existait pas pour acheter. D'autres folies comme ça. Mais encore, ce qu'il a vendu, il a mis dans ses comptes, en Helvétie, pour la famille. Beaucoup d'argent. Après la Révolution, le nouveau gouvernement a été très très mauvais. Il n'a essayé d'utiliser la situation politique, la situation économique de Roumanie. Parce que les possibilités de Roumanie ont été beaucoup plus graves. Mais ça, le vieux gouvernement doit changer première fois. Les fonctionnaires, le statut de fonctionnaire public n'est pas encore établi. Donc le fonctionnaire doit être au service de l'homme, pas l'homme d'être au service du fonctionnaire. Mais encore, ça fonctionne comme ça en Roumanie. Le policier, voilà là, ou pas, il est passé. Un vol? Il est passé par là. Le policier se sent comme avant qu'il est le roi de la rue ou le roi du village. C'est pas normal comme ça. Oggi può descendere la pesce? No, non passa,
la persona che mi ha fatto conoscere un po' le stelle. Normalmente quando conosco gente che conosce un po' le stelle, eccetera, mi dice: guarda lì, qua c'è Orione, questo è l'altra costellazione. Ma io seguo sempre questo dito all'infinito e non le trovo mai. Gico ha avuto la capacità di dire: guarda questo che sembra quello, quell'altro sembra quell'altro. Ed è stata la persona che mi ha... è riuscito a farmi percepire delle costellazioni proprio grazie alla sua semplicità. Guardate le stelle. Oh, qua. Un giovane. Qua. Vedi, sono piccoli così, prenderli un po' dietro e si fanno a palla. Sì, questo è proprio... è mini la cucicciotta. E quindi infatti non lo fa lui, è proprio la sera umena, solo per tirare la palla. Bicicletta, bicicletta, bici. Ah, non vuol dire giunti qui, eh? In bicicletta. Bicicletta. Tu arrivate a bicicletta, con la bicicletta, gris. Con in Grecia. Con in Grecia. Vedi, l'ho detto in francese, potevo dire... Con bicicletta. No. Romania, Bulgaria, Grecia. Il pans e después Italia. Dai la pedali per la corda. Pedalare, Io placere di cada doare, io no, poi io mi prego col trattore se prendo la bicicletta. Anche una buona idea col trattore. Però bisogna avere 4 mesi. La Romania tu è ginta di latinitate, sì, ginta. Gente, ginta di latinitate dal seu plans, perché lì come nil. Nil latin ici dan entre milieu de Russie et de Slav. De Slav de et des Hongrois. Et des Hongrois che c'è ancora un'altra cosa, insomma. Poi ci You know, Don, I must have taken this when I leaned back on the camera to talk to you. Anybody make out that license number? That's Roxanne. Vous avez le même tempérament comme vous êtes. Plus forte, plus vite, très vite, trop vite. Trop vite. Nerveuse, vous parlez beaucoup, nous parlons aussi beaucoup. Vous faites beaucoup de gestes avec les mains quand on parle. Et même les femmes, parfois je dis à ma femme, italianco. C'est un italien, quand il parle fort, je lui dis, parle plus lentement parce que on t'entend dans le centre du village. Ca să fie de păcată și-a făcut prevești cu șutetele de oameni trecându-le cu vedere toate și le făcut de deși. Că de vei căuta la fărăre și le va putea spune că tu ești Dumnezeu și nu-ți păcăiesc. Însă să vă rezervești la astea iară păcatele, fără de ce greșelor, ce de voce, fără de voce, cu lucru și cu voce, cu știință și cu ieșință. Dacă dumneavoastră am văzut-o, dacă zic de zi, uitați peste, nu vă să-l ferească. Acum le-am întrebat dumneavoastră.
Nous sommes peut-être un peuple pauvre. Nous sommes peut-être un peuple... de... bas, plus bas qu'au midi de niveau de peuple de la terre. Mais nous ne sommes pas... nous ne sommes pas les dernières de la terre. Nous ne sommes pas. Vous comprenez? Je ne suis pas orgueilleux. Pas du tout. Vous comprenez? Mais je ne peux pas accepter de me danser sur la tête tutta la gente della terra. Verrai con me sul mio carro tra le nuvole, più avanti del caldo del sole, sull'ultima stella lassù. In città non si può stare da soli, è questo che mi fa paura. Io non riesco a stare da solo in mezzo alla gente. Cioè, per me stare solo significa stare da solo. Io la città me la vivo in maniera ambivalente. L'amo moltissimo per certi suoi aspetti, per me è fondamentale, per me c'è comunque... si soddisfano dei miei bisogni culturali in città, dei miei bisogni di conoscenza, di opportunità ci sono in città. L'orizzonte, la città non ha orizzonte, o per cercartelo ogni città ha un suo punto panoramico, che sia la Mole, la Torre Eiffel, la collina sopra, però devi già cercartelo, non... L'orizzonte è stabilito. La città non ha lo spazio aperto. Non riesco a spiegarlo in altra maniera. Per me è importantissimo vedere uno spazio aperto, avere un orizzonte ampio. E un orizzonte da una finestra, da un balcone, col balcone di fronte, per me non è sufficiente. Per cui io vivo continuamente questa contraddizione. Che Gico, te lo vedi Gico vivere a Torino? Cosa fa Gico a Torino? Si arrampica una volta sulla Mole, poi attraversa il Po a nuoto, poi cosa fa? Ha fatto tutto Torino. Gico sta bene lì dove è, anzi, sul delta del Danubio, tra i suoi ranocchietti. È chiaro che in un mondo dell'immagine è fondamentale vedere ed è fondamentale farsi vedere. È fondamentale, ad esempio, per l'approccio con una ragazza, gli sguardi. La gestualità di quella persona e la tua gestualità di conseguenza. È su questa roba qua che cambiano il modo che un non vedente si deve porre nei confronti degli altri, perché tu non vedi gli sguardi dell'altra persona.
si approfondisce di più prima, ci si fa conoscere prima di avere di poter avere una possibile relazione con una donna. Ci si fa conoscere per quello che si è e per le potenzialità che ci sono, per la sensibilità che si ha. Ci si mette in gioco in un modo diverso. Viviamo in una società dove si rincorre il mito del normodotato. Si rincorre perché non esiste, basta vedere della pubblicità, cioè la pubblicità dei preservativi, ma non esiste che il handicappato ciulidi, sono sempre tutti belli quelli che scopano. Di stare in una situazione normalitaria, perché la situazione normalitaria, secondo il mio punto di vista e secondo la mia natura, vuol dire il precludersi delle esperienze, darsi degli steccati alla propria esistenza, che invece io voglio andare oltre, voglio provare a vedere cosa c'è dall'altra parte di questi steccati. Per me è importante l'inquietudine. E ritornando al discorso della città, penso che in città ci sia molta inquietudine, che però dà un'energia positiva. Comunque l'inquietudine ti fa muovere in qualche modo. L'ansia ti distrugge, ti consuma, l'ansia è una cosa quasi di autodistruzione, un impedimento l'ansia. Alla base di molte mie scelte, di cose che ho fatto, alla base c'era l'inquietudine. L'inquietudine per me è proprio una sensazione interiore, e a un certo punto l'inquietudine che mi spinge a fare qualcosa, a muovermi. A volte io provo inquietudine anche in un posto bellissimo, dove si sta bene, dove c'è tutto, dove c'è il mare, gli alberi. Io provo inquietudine. Ho voglia forse di cambiare posto, magari, o semplicemente
ho voglia di vedere lo stesso posto in una... da un'angolatura differente. Ci dedico poco tempo al pensare che non ci vedo. Nella giornata succede, chiaro, ma rimuovo immediatamente. Quindi proprio dire se mi spaventa non lo so. Probabilmente sì, però non, in un modo diverso da come lo era 4-5 anni fa. Perché nel frattempo comunque io mi sono attrezzato. Nel frattempo comunque una rete di amicizie e di rapporti sociali le ho preparate, le ho educate anche, e sono anche educato a stare con chi ci vede. Ho avuto paura del buio, poi da bambino ho avuto molta paura, vabbè, sono, ognuno ha le sue fobie. Sì, sì, il mio buio completo mi spaventa un sacco, mi affascina però mi spaventa. Io mi immaginavo dei granchi con delle chele, delle grosse chele quando entravo in stanza, che mi pizzicassero i piedi. Quindi andavo a letto cercando di fare meno numero di passi possibile. Sono arrivato a farne due grossi salti. Forse era più rischioso saltare, scivolare sul tappeto, che non i granchetti. Però all'epoca i granchetti erano reali, quindi... E poi invece adesso mi sono accorto che non c'è buio assoluto. Io in questo momento non ci vedo assolutamente nulla, però vedo che c'è luce. E non so come sia quando non ci sarà più luce, quando il giorno e la notte sono uguali, no? Questo non lo so assolutamente come sia. In situazioni di buio in cui mi sono trovata, ho proprio sentito che mi mancava il respiro, proprio delle reazioni fisiche. Nel buio anche quello che ti sembra più assoluto, col tempo riesci a vedere, non dico una luminosità, non dico una luce, ma riesci a penetrarlo. C'è Ferrano, ma io non mi sentirei. Cose militari. Sì, militari. Diciamo,